42. Oh, giovani amici di Facebook, unboxing super veloce di questa chicca arrivata oggi in redazione, il recruit kit di Overwatch, materiale insomma pseudo promozionale, comunque inviato alle diverse redazioni di siti, roba simile, anche a chi durante la beta ha partecipato più attivamente, insomma un regalo di Blizzard sia per i giornalisti che per i giocatori. Overwatch dovreste conoscerlo, insomma è l'FPS multiplayer di Blizzard in uscita il 24 maggio, vi ricordo anche l'open beta che comincia domani 5 maggio e finisce il 9, e invece per chi lo ha preordinato è già iniziato in accesso anticipato il 3 maggio scorso. Mi sembra, ho visto online il contenuto e sembra una mega figata, l'andiamo ad aprire insieme. C'è un sacco di gadget e di cose carine, sempre brava Blizzard in queste robe. Vediamo un po' cosa c'è dentro. Si apre in questa maniera, ci sono due fogli di stickers, niente male davvero, con le diverse classi insomma giocabili dentro al gioco, il logo, insomma altre robe così, molto, mi sembrano molto belli questi stickers, finiranno sul mio portatile. Poi c'è un libricino, kit di reclutamento 24/5/16, data di uscita che vi ho appena detto, questa stampa con finitura UV molto fighetta. Benvenuti in Overwatch, combatti nei campi di battaglia bla bla bla, insomma una piccola intro Overwatch panoramica, c'è tutta la spiega un po' di come funzionerà il gioco per chi non l'avesse provato o letto i vari hands-on che si sono susseguiti nelle scorse settimane. 4 modalità di gioco, 21 diversi eroi, scegli tra un ampio cast di eroi, ognuno dotato di abilità uniche e devastanti destinate a cambiare l'esito dello scontro. Sparatutto a squadre 6 contro 6. Questo è Overwatch, giochi il tuo ruolo, attacco, difesa, supporto e tank. Belle anche le illustrazioni, sempre rifinite tutte quante con una lucidatura UV, veramente molto fighetta sta roba. Ecco qua, poi scegli il tuo eroe, ci sono tutti quanti diversi eroi con le diverse caratteristiche e il ruolo principale che possono interpretare all'interno del gioco tra i 4 che vi ho detto prima. Molto bello, sono davvero tanti, 21 obiettivi di squadra, trasporto, conquista, conquista, trasporto, controllo, squadre di eroi si scontrano su tutto il pianeta, sono le diverse modalità di gioco chiaramente. Poi un po' di concept art delle diverse ambientazioni in cui sarà possibile giocare, vediamo. E poi ecco qua Origins Edition, la prima edizione che uscirà appunto il 24 maggio per le tre diverse piattaforme supportate che sono PC, Xbox One e PlayStation 4. Cosa c'è dentro alla Origins Edition e cosa c'è dentro alla Collector Edition, ovviamente molto più cicciotta e figosa. Se avete da spendere, mi sembra 130 euro costi, una cosa del genere. Il mondo ha bisogno di eroi, sei dei nostri, eccetera. Brava Blizzard, bella questa roba qui. Vediamo che altro c'è, ho visto, eccolo qua, sinestesia auditiva, dovrebbe essere non la colonna sonora ma un paio di pezzi in vinile di Lucio. Vediamo sul retro, Rejuvenate, We Move Together as One. Tac. È un vinile. Non credo che sia un 45 giri, ma è semplicemente un 33 giri mini, giustamente, anzi lo è sicuramente. Eccolo qua, non ho modo di provarlo ora, ma molto figo. Brava Blizzard in questo. E poi altre due robe. Questa è una moneta da collezione con il suo supporto, bellissimo sta cosa, tac, si mette così, metto un po' in ordine tutte queste cose, lo tiro fuori, ve la faccio vedere da vicino. Omnic Crisis in Memory Overwatch, e dalla parte opposta Blizzard Entertainment, super figa sta moneta, finisce assolutamente nella nostra libreria piena di robe. Poi c'è un'ultima cosa che se non sbaglio è una spilletta,
dentro a questo contenitore con logo Overwatch. Hanno lavorato veramente da paura per questi gadgets promozionali. Eccola qua la spilletta. Questa invece finirà sullo zaino o in un posto simile. Molto bella anche questa. In metallo con due pin sul retro, Overwatch e copyright 2015, sì, Blizzard Entertainment Incorporated. Fighissima anche questa. Questa è la spilletta, la rimetto dentro. Purtroppo chiaramente non è una cosa in vendita, l'ho già vista comunque ovviamente su eBay, su Subito, tra l'altro a prezzi molto bassi, se vi interessa, la volete avere a tutti i costi, su Subito l'ho vista a 25 euro, per cui potevano approfittarsene molto di più, di solito lo fanno. Comunque ora sapete che cosa contiene, quindi un vinile mini 33 giri con un paio di pezzi di lucio, un libretto, un book di introduzione ad Overwatch con descritte le diverse classi eccetera, due bei fogli di adesivi vari, una moneta celebrativa del lancio di Overwatch e una gran bella spilla in metallo, sempre di Overwatch ovviamente, il tutto dentro a questa bella scatola con scritto Recruit Kit. Questo era l'unboxing del Recruit Kit di Overwatch. Se vi piacciono i miei video unboxing, fate like, fate share e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!